Hanno rubato la sovranità popolare del 90% dei cittadini italiani. Qualcuno potrebbe dire che non è vero in quest'Aula. E se io dicessi che incassando a titolo di rimborso 4-5 volte quello che spendevano, i partiti hanno rubato, oltre al significato di legalità, anche i soldi degli italiani, qualcuno potrebbe dire che sto mentendo? E se poi questi soldi sono serviti spesso ad alimentare scandali intollerabili, qualcuno potrebbe smentirmi se io dicessi che i partiti hanno rubato ogni brandello di credibilità alla politica italiana? Allora, con queste premesse, non c'è da chiedersi se i partiti sono stati ladri del futuro e dei soldi dei cittadini. Con queste premesse noi questo lo diamo per scontato. Il punto è se i partiti vogliono continuare ad esserlo o meno. Grazie. Onorevole Ricciatti, prego. Grazie signor Presidente. A titolo personale, signor Presidente, vorrei farle una domanda. Ho sentito in questo dibattito parlare di coerenza e di vergogna. Ora io vorrei sapere, siccome sa, signor Presidente, in alcuni social network c'è chi usa le foto del profilo con bambini di colore. Signor Presidente, io vorrei sapere se in questo caso possiamo parlare di vergogna e di coerenza usare una foto di quel tipo e essere condiscendenti di un capo di partito che sostiene che l'abolizione del reato di clandestinità portato fuori porta come consenso numeri da prefisso telefonico. Grazie, Presidente. Non so a che cosa si riferisca. Ad ogni buon conto ha chiesto la parola anche l'onorevole Fraccaro. Prego. Sì, grazie. Grazie Presidente. Vorrei ritornare un momento, se possibile, nel merito dell'emendamento sul tema sanzioni. Anche per rispondere alle sarebbe critiche. Auspicabile, anche grazie. Perché rischia questo incrocio di... Prego. Sì, concordo con lei, Presidente. E volevo invitarla, se possibile, a chiedere al collega Lattuga di rileggere bene l'emendamento e il testo su cui si fonda, perché in realtà il problema della sanzione, o meglio il testo, non tocca minimamente il problema della sanzione relativamente ai contributi volontari, ai finanziamenti volontari dei cittadini, ma solamente del 2 per 1000. E questa sanzione è irrisoria. Perché guardiamoci in faccia, Presidente, chi dei cittadini oggi darebbe il proprio 2 per 1000 ai partiti dopo tutte le bugie, dopo tutte le volte che le promesse sono state smentite? Nessuno. Quindi questa è una sanzione realmente irrisoria. Il grosso proverrà, in base a questo provvedimento, dai finanziamenti diretti, che così come stabilito saranno solamente provenienti dalle lobby e dai grandi centri di interessi. Ed è questo che dobbiamo evitare che vogliamo evitare con questo emendamento. Quindi votare contro è un grave delitto, secondo noi. Grazie. Ho chiesto la parola.